Salve, signora Carter, come sta? Sto bene, Susan. C'era un identikit della polizia. Assomiglia molto a suo. A te? Sì, era... Le posso assicurare che non è David. Gli somigliava moltissimo, Susan. Non si può. Non può essere. Sì, beh, d'accordo. Lo guardi anche lei se le capita. Ok, grazie, signora Carter. Oh. Stai bene? Sì, era la signora Carter nel quartiere conosciuta come la signora dei gatti. Era con uno dei suoi miliardi di gatti. Mi risvegliano tutte le allergie. Che cosa voleva? Voleva dirmi che ha visto un servizio su America's Most Wanted su un assassino e che l'identikit era identico a te. Ho fatto di tutto per non scoppiare a riderle in faccia. Conosci Erica Harmon, vero? Mm. Ok, allora, un paio di anni fa lei dice al marito di Erica Harmon che Erica ha un amante perché vede un uomo sgattaiolare in casa sua ogni mattina appena lui se ne va. Ed era vero? Beh, sì. Allora ci prende. Beh, ma non erano affari suoi. L'ha detto a tutto il vicinato prima che lei lo dicesse a lui. Grandioso, questo mi renderà famoso fra i vicini. Devo andare. Preferirei essere l'uomo che si intrufola in casa della signora Harmon. Com'è fatta? Smettila. Vai a pranzo, devo dare un passaggio a Michael. C'è una tavola calda di fronte al mio ufficio. Lo riaccompagno io tornando. Buona giornata. Ciao, mamma. Ciao, dormiglione. Vuoi mangiare qualcosa? Sì, grazie. Ok. Dov'è David? È appena uscito. Buongiorno, signora Carter. Ok. Cosa vi porto? Ti va un dolce? No. Sicuro? No. Vuoi dell'altro tè o qualcos'altro? No, sono a posto. Va bene, allora solo il conto, grazie. Subito. Grazie per il pranzo, comunque. Oh, figurati. Allora, quello di cui in realtà ti volevo parlare... Beh, mi serve un favore. Che genere di favore? Vorrei che mi facessi da testimone. Io? Mi sentirei onorato se accettassi. Non sceglierei nessun altro. So che a volte esagero un po' con la storia della famiglia, ma la verità è che sono davvero felice che tu sia a casa. E come ho detto, farò in modo che tu rimanga e che questa famiglia resti unita, va bene? Ok, grazie. Grazie. Allora, che ne dici? So che tua madre ne sarebbe molto felice. Sì, d'accordo. Oh, è fantastico, fantastico. Ecco, non vorrei sembrare troppo sentimentale, ma incontrare tua madre quel giorno al supermercato mi ha cambiato la vita. Sì, è stata dura. Dopo quello che è successo a mia moglie e mia figlia. La piccola Michelle era il mio mondo, tutta la mia vita. Vederla crescere era tutto. Capirei quello di cui parlo quando avrai dei figli. Anche se tu e Kelly non dovresti avere troppa fretta. No. Tranquillo. Fai passare un po' di tempo. Quando accadrà, capirai cosa intendo. I figli sono tutto. Lisa avrebbe compiuto 11 anni domani. Chi è Lisa? Mia figlia. Grazie. Oh, mi sembrava avessi detto che si chiamava Michelle. Davvero? Lisa Michelle, devi aver sentito male. Oh, scusa. Sì. 11 domani. Mi scusi. Salve. Ah, buongiorno a voi. Noi siamo i Baldwin, abbiamo chiamato per la casa. Signor Baldwin, salve. Piacere, sono David Harris. Avete dei figli? Tre femmine. Tre femmine, sì. Impazzirete per questo posto?